Leonardo Giagrande è un'amministrazione comunale che si comporta in questo modo, forte con i deboli e debole con i forti. Sì, effettivamente diciamo, la questione noi abbiamo provato ad affrontarla più volte. Noi abbiamo richieste che vanno dal 2012 ad oggi, quindi stiamo parlando di 4 anni. Questa gente non si è mai degnata di affrontare i temi della mobilità urbana, perché di questo stiamo parlando. Quello che è successo qualche giorno fa sul discorso di Cesare Battisti, i cordoli, è solo un pretesto da parte, secondo noi, è solo uno spunto che loro hanno voluto dare, di far capire che comunque è una loro imposizione, quindi per loro deve essere fatto, perché ritengono che questa sia la prova di forza. Parlando con imprese che tutti i giorni però rischiano sulla propria pelle le responsabilità di portare avanti le aziende e tutto quello che concerne con i propri collaboratori. E a fronte di questa condotta, di questa linea dell'amministrazione, c'è il fenomeno dell'abusivismo che di fatto non viene aggredito. Ma in effetti, ecco perché ho detto che loro, secondo noi, vogliono provare a spostare l'asse della discussione, cordolo sì, cordolo no, ma non affrontano in realtà quello che è il tema vero della discussione di questa città, che c'è una situazione di assenza della mobilità urbana a 360 gradi, quindi di una pianificazione fatta, che dovrebbe essere fatta già da un po' di anni. Non a caso nel discorso Aria Vasta c'era già una parte che programmava il discorso della mobilità urbana, quindi con soldi seri che hanno stati spesi, mai affrontato. E il discorso dell'abusivismo è chiaro, è un tema focale, perché ovunque andiamo, da Via di Palma a Via d'Aquino con la contraffazione, a tutti gli angoli della città, ai mercati, c'è una situazione che è drammatica. L'amministrazione, bene hai detto tu, vuole fare il forte con i deboli ed è debole con i forti, perché poi questa gente che non ha nulla da perdere comunque si muove nelle vie dell'illegalità a 360 gradi.